Eccola qui, la musicassetta. Erika, ma sai cos'è questa? Ma che ne sa? Di che anno sei nata te? Nel 98. No, non c'erano già più questa nel 98. Questa. No, l'hai conosciuta. Cioè, in casa, erano in casa e dice che cazzo ci fanno queste cose. Sì, questa è la musicassetta, questa è la mia prima musicassetta acquistata. Voi ve la ricordate la vostra prima musica? Ho sentito a che servono, zitti, vero? Chi ha detto a che servono? Chi ha detto a che servono? Non è vero, noi le conosciamo. Mi sentite ridere? Chi se la ricorda? Tu, Carlo, la ricordi la tua prima musicassetta acquistata? Te la ricordi? Tu le rubavi? Ah, non le vedevi? Questa è la mia prima, avevo 8 anni e alla Pancarella comprai Marco Masini, ti innamorerai, che per un bambino di 8 anni non è proprio il massimo, eh. No, ma non tanto per la musica, per le parole, per i testi, perché io già allora comunque ero concentrato sui testi, li imparavo a memoria, anche se non li capivo, o meglio, li capivo a modo mio. Ti innamorerai, una canzone bellissima, una coppia si lascia, lei si rifidanza, forse è in dolce attesa, e lui si sfoga. Ti innamorerai, forse non di me, un ritardo di 6 giorni che non sai se dirlo a lui. Ecco, io 8 anni immaginavo questo appuntamento di questa coppia. 16:30 16:40 lui non si vede. 16:50, 17, 18, passa un giorno, passa un giorno, 3 giorni, 6 giorni di ritardo e non sai sentirlo lui, cioè neanche lo chiami Ciccio, sono 6 giorni che ti aspetto qui. Poi negli anni ho capito cosa volesse intendere, che in realtà comprai questa musica setta, non per quello, semplicemente perché la prima canzone del lato A è Vaffanculo. È un bambino di 8 anni. Signore, allora. Ma no, ma un bambino di 8 anni lo invidi a nozze, no? Io la cantavo tutti i giorni. Non dire parolacce, ma io canto la canzone. Vi racconto questa storia vera. Mia mamma lavorava in ospedale, no? E la suora che comandava il reparto. C'era un primario, ma comandava tutta la suora, un polpaccio così. Organizzava le gite, sai, quella a Santa Rita, a Padre Pio, quelle 15 euro, tutto compreso, andate dopo, pranzo, cena. E mi portò anche me. Ora, ero l'unico bambino di questo pullman, di signore, insomma, di una certa età, che per intrattenere un po', anche per passare un po' il viaggio è lungo, cantavano le classiche canzoni, quelle che si cantano in discoteca, no? Prega per noi Maria, e figli tuoi. No, io ho insistito per farvi immedesimare nel contesto del pullman, ma a quanto pare voi ci siete cresciuti, cioè. Quindi avete capito il contesto, cioè. Vabbè. A un certo punto alla suora gli viene la brillante idea di dire, cioè, è ricevuto, sì? No, può essere, eh? Perché la storia vera, non sto scherzando. A un certo punto la suora dice: ma questo bambino non canta nulla? Come non canta nulla? Non vedevo l'ora. Vado avanti, sfilo il microfono dal cruscotto del pullman, quello della guida, visto? E comincio. Se mi guardo nello specchio con il tempo che passa, e tutte le signore che battevano le mani sul pullman contente, hai visto questo bambino che bello? Arriva il ritornello. Per tutti! Vaffanculo! Insieme! Vaffanculo! E ricordo che qualche signora si scandalizzò anche. Ma era questo l'educazione di questo bambino. Fu la suora a dire che sarà un vaffanculo. Qual
è la morale di questa storia, però? Che c'è più educazione in un vaffanculo sincero e ingenuo che in un sorriso falso e costruito. Applauso! Anche perché da qualche giorno è Capodanno, immagino questi bambini, no? Auguri, buon anno! Vaffanculo!